Il suono dell'acqua che gocciola potrebbe sembrarti inoffensivo, persino pacifico. Ma nelle regioni polari questo suono è un avviso sinistro di un evento che potrebbe inghiottire il paesaggio artico. Cosa accadrebbe al clima? Perché non potresti più mangiare pesce? E quanto carbonio è immagazzinato nell'Artico? Questo è... Cosa succederebbe se l'Artico si trasformasse in una mega voragine? Lo abbiamo fatto davvero. Abbiamo ignorato tutti gli avvertimenti. Abbiamo ignorato la scienza. Pensavamo di avere più tempo. Ma ora il permafrost nell'Artico si sta sciogliendo improvvisamente e molto velocemente. Mentre si scioglie, questo strato precedentemente ghiacciato di detriti vegetali non decomposti libererà una massiccia quantità di carbonio nell'atmosfera. E ora, a causa di tutto quel carbonio, il nostro tempo sulla Terra è finito. Il permafrost copre un'area grande circa due volte gli Stati Uniti. Si crea quando le piante della tundra, come l'erba e il muschio, muoiono. Invece di decomporsi e liberare carbonio organico, la materia vegetale è congelata in uno strato del suolo, intrappolando il diossido di carbonio e il metano che sarebbero stati rilasciati. Se questo strato ghiacciato nell'Artico si disintegrasse, sarebbe catastrofico. Mentre il permafrost si scioglie, anche il ghiaccio sottostante si scioglierebbe. E l'acqua drenante porta calore, allargando il pericoloso scongelamento. Si creerebbero tunnel e tasche d'aria, e la terra affonderebbe nelle caverne sottostanti di nuovo cave. Il ghiaccio che si scioglie e la pioggia riempirebbero le voragini, trasformandole in laghi. E se centinaia di questi laghi si formassero allo stesso tempo, potrebbero fondersi. Ciò creerebbe un gigantesco cratere, dove prima c'era il paesaggio artico. I 13 milioni e più di persone che vivono nell'Artico dovrebbero fuggire immediatamente. 1.500 miliardi di tonnellate di carbonio sarebbero rilasciate nell'atmosfera. È tre volte la quantità immagazzinata nelle foreste del pianeta. Terribile, non trovi? Ma, sfortunatamente, adesso siamo in una fase chiamata retroazione positiva climatica. Il ghiaccio che si scioglie aumenta la quantità di calore che la superficie terrestre assorbe e questo calore scioglie più ghiaccio e ciò riscalda il pianeta. Dalla rivoluzione industriale, gli umani stanno liberando crescenti quantità di carbonio nell'atmosfera e questa retroazione positiva di risposte amplifica questo effetto. Mentre il ghiaccio si scioglie, il livello del mare si alza, spazzando via intere città. E anche se non vivessi nell'Artico o sulla costa, dovresti comunque preoccupartene. Il cambiamento climatico arriverebbe velocemente e ferocemente. La siccità asciugherebbe alcuni luoghi sulla Terra, mentre altri affronterebbero un aumento di precipitazioni. Le tempeste si abbatterebbero sulle città rimaste e il mercurio, rilasciato dal permafrost, filtrerebbe negli oceani, nei fiumi e nelle paludi. Non potresti più mangiare pesce, perché avrebbe un livello troppo alto di questo pericoloso elemento chimico. E questa mega voragine artica non smetterebbe mai di crescere. Il suolo terrestre diventerebbe sempre più instabile, obbligando le persone a fuggire a sud verso territori più elevati. Secondo l'Arctic Report Card del 2018, la febbre spagnola, il vaiolo e la peste potrebbero ancora esistere negli stati del permafrost. Con il permafrost sciolto, queste malattie sarebbero nuovamente liberate e si diffonderebbero rapidamente nelle città densamente popolate. Quindi, come ho menzionato all'inizio, se il permafrost si sciogliesse, il nostro tempo sarebbe finito. Sappiamo che queste mega voragini non si formano dal giorno alla notte, ma anche se è probabile non trovarsene una nuova al risveglio, ti posso confermare che si stanno formando. Il più grande cratere è il Bataga, in Siberia. È conosciuto come la porta verso il sottosuolo. Misura più di 900 metri di larghezza e continua ad espandersi.
E poiché le temperature dell'Artico aumentano a velocità doppia rispetto alla media globale, è sempre più probabile che si formino queste voragini. Cosa possiamo fare per fermare la formazione di altri megacrateri? L'opzione migliore sarebbe di limitare la quantità di gas serra rilasciata nell'atmosfera e trattenere il diossido di carbonio. Se non riusciamo a far questo, allora meglio trovare un modo per raffreddare l'Artico, prima che sia troppo tardi. Beh, ma questa è una storia per un altro. Cosa succederebbe se... Ehi, se ti è piaciuto questo episodio, clicca mi piace e non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato e per non perderti il meglio di Cosa succederebbe se...